Diamo un po' di struttura alla nostra creatività. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi finalmente un altro video della rubrica dei materiali. Mi vedete qui con l'armadio dei materiali alle mie spalle. Questo significa solo che ho pensato di insegnarvi a farvi a casa un materiale che a quanto pare vi è piaciuto moltissimo nell'ultimo video che ho fatto. La pasta da struttura o la pasta materica, quella che ho usato per rivestire, intonacare il mio faro centro tavola. Se vi siete persi il video ve lo metto qui tra le schede informazione. Insomma, la pasta materica o pasta da struttura è una pasta che al suo interno ha una granulometria abbastanza evidente e che serve per dare un supporto molto ricco e mosso al fondo su cui si poggia. Adesso ci spostiamo sul piano da lavoro, vediamo come si fa e poi vi spiego come si usa. Ed ecco il semplice materiale che ci occorre per creare la nostra pasta materica o pasta di struttura. Allora, io sto facendo una ricetta 2-1, cioè con due parti di inerte e uno di colla, quindi 200 g di sabbia e 100 g di colla vinilica. Avvertenze: a seconda di quanto la vogliate ruvida, questa quantità può variare, perché mettendo più inerte avrete una pasta più corposa, mettendo più colla avrete una pasta più liquida e diluita, quindi la granulometria andrà sparsa sulla superficie. Questo decidetelo voi. E poi l'acrilico del colore che desideriamo. Io voglio farla bianca, quindi userò l'acrilico bianco, ma se voi volete farla colorata potete usare direttamente l'acrilico colorato. E soprattutto, una volta fatta bianca, io un domani, quando la vorrò usare e la vorrò colorare da fresca, potrò farla aggiungendo un po' di colore acrilico naturalmente, o anche pigmento, direttamente in vaschetta. Anche tempera, cioè i colori che poi potrò addizionare possono essere tempera, acrilico, pigmento, non ovviamente colori ad olio o acquerelli perché sarebbero troppo blandi, e quindi potrò lavorarla comunque da fresca colorandola, oppure potrò colorarla poi successivamente una volta asciutta passandoci su con un acrilico, non in quel caso una tempera. Allora, cominciamo subito. Versiamo la nostra sabbia all'interno della vaschetta e versiamo anche tutta la nostra colla. E adesso cominciamo a rimestare insieme i due ingredienti e a far incorporare la sabbia all'interno della colla. Ovviamente, e dico ovviamente, la sabbia che ho io è una sabbia scura, un inerte scuro, e quindi mi ci vorrà più colore per colorarla di bianco. Voi potete utilizzare inerti anche più chiari, come ad esempio la segatura, e quindi arrivare prima al risultato. Perché anche il colore di fondo dell'inerte incide sul colore della pasta modellabile. Quelle naturalmente per belle arti sono fatte con inerti bianchi, con sabbie bianche. E la quantità di colla che vi ho dato varia da inerte ad inerte, perché questo dovete vederlo voi, insomma, ogni inerte reagisce in maniera diversa, non reagisce, ma si mescola in maniera diversa con la colla. Ok, quando abbiamo questa pasta così ben legata, che già che è stata tutta presa dalla colla, aggiungiamo l'acrilico. Vi ricordo che la Vinavil è già un acrilico e quindi anche l'acrilico fungerà da collante, non è un diluente in questo caso, quindi non rovinerà quello che è il potere aggrappante della pasta, anzi. E ora piano piano, vedete, l'acrilico fa il suo lavoro, va a colorare.
più ne metterò, più bianca risulterà la pasta. Ok, io mi fermo qua, il grado di bianco che voglio è questo, quindi mi fermo qua. Se lo volessi più bianco continuerei ad aggiungere bianco, se lo volessi azzurro a questo punto metterei un po' di blu, se lo volessi rosa un po' di rosa e un po' di rosso, insomma create tutti i colori che desiderate. Se volete i colori puri non mettete il bianco ovviamente, quindi un rosso andate direttamente con acrilico rosso. E fatto, questa è la pasta di struttura e vedete come è bella granulosa. Quando la porrete su un vostro lavoro sicuramente darà una bella granulometria. Se volete dei granelli più grossi cambiate l'inerte, potete usare della sabbia più grossa o della pomice o dell'azzolo, insomma qualunque inerte, o della segatura, qualunque inerte a voi aggradi maggiormente, e dopodiché utilizzarla a spatola su quadri, supporti rigidi, pareti, su quello che vi pare, per creare le vostre appunto più disparate creazioni. Conserva a lungo come tutti i colori, quindi dovete avere semplicemente l'accortezza di poggiare sopra della pellicola, ma non sopra a livello superficie, proprio sopra la superficie della pasta. Sacrificherete il primo strato ogni volta, ma non seccherà tutta, perché questa proprio metterà sotto vuoto la pasta, e quindi la conserverete sempre pulita. Vi fate qui un tondino per poi tirarla, e naturalmente oltre questo poi tappate bene. E così vi durerà un sacco. Conservate così anche i vostri colori acrilici in barattolo, vi dureranno molto di più. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia tolto la curiosità di come crearvi da soli la pasta materica, o la pasta, o detta anche pasta da struttura. Semplicissimo, ditemi voi come la farete, con quale inerte e cosa ne farete. Spero di avervi aperto un altro piccolo cassettino del mondo creativo, e adesso ci rivediamo di là. Visto, è semplicissima farla, un po' di Vinavil, un inerte e il colore che volete. E sì, il colore che volete, perché io l'ho fatta bianca per farla neutra, perché la conserverò e la userò poi all'occorrenza. Ma se voi avete in mente già il progetto che volete realizzare e sapete che per esempio vi serve blu, invece di utilizzare l'acrilico bianco utilizzatelo blu, oppure potete farvene tanti vasetti, ognuno di un colore diverso, così da averla sempre pronta. A cosa serve? Come avete visto, a rivestire degli oggetti di cartone, a rivestire dei fondi quando volete dare l'effetto finto muro, e quindi ho un effetto abbastanza coriaceo e ruvido, quindi può servire anche per dei finti affreschi, può servire anche per rivestire intere pareti, o può servire semplicemente come base per dei dipinti, per dare un fondo più movimentato, ruvido, aspro a quelli che sono dei dipinti. Può essere utilizzata sì sulla tela, ma in strati non troppo spessi, se no si stacca e cade, ma meglio ancora su supporti rigidi come il legno, l'MDF, insomma questi supporti lignei che meglio trattengono la struttura rigida di un materiale di questo tipo. Su di esso poi potete anche dipingere, quindi se volete prepararvi un bel barattolo bianco per poi fare dei lavoretti diversificati come ho fatto io, basterà poi dipingerci sopra. Con cosa? Con acrilico, tempere, anche con i colori ad olio, perché vi ho detto che è un substrato anche per progetti pittorici. Ora sbizzarritevi, vi ho insegnato a farla, quindi fatene quanta ne volete, e soprattutto fatemi vedere, magari tramite delle foto che mi postate sulla mia pagina Facebook, per cosa la utilizzerete. Vi lascio il link del mio Facebook, del Facebook di Arte per Te, qui sotto nel box informazioni. Se invece volete vedere le mie ricreazioni vi aspetto tutti su Instagram, cercate Arte per Te anche su Instagram e troverete Ombretta, e lì troverete le foto di tutto ciò che facciamo insieme qui sul canale. Vi aspetto anche sugli altri canali, su Due Quelle Una K per gustose ricette, come sapete, insieme a Gabriele, e su Arte per Te per fare quattro chiacchiere insieme. Non mi rimane che chiedervi, se vorrete e se il video vi è piaciuto, di regalarmi un bel pollice in su e di condividerlo sulle vostre pagine Facebook, in modo che Arte per Te venga conosciuta dal più alto numero di persone possibile, sempre che lo riteniate meritevole di ciò. A me non mi rimane che salutarvi, augurarvi una bellissima fine estate, godetevela fino in fondo, e noi ci vediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci, ciao!